Cercasi dottore, è quello che accade in molti comuni del Magentino Abbiatense e del Sud Milano che stanno già soffrendo una situazione in prospettiva ingestibile. In Lombardia da qui al 2028 è previsto il pensionamento di oltre 4.000 medici di base. Morimondo da 2 anni non ne ha uno sul territorio. A Marcallo la crisi è scoppiata in primavera, a Buccinasco è nata dalla sospensione di un dottore da parte dell'Ordine dei Medici. A Trezzano infine 2 dottori sono stati trasferiti ad Assago lasciando in cerca di un medico e pazienti, una situazione che allarma cittadini e sindaci. Sono avute migliaia di cittadini, soprattutto anziani, abbandonati a se stessi. L'ATS mi ha comunicato proprio in questi giorni che questi due medici che hanno deciso di trasferirsi ad Assago, mettendo nelle condizioni i nostri mutuati comunque di doverli seguire, perché non essendoci alternative in numero adeguato, cosa fanno? Rimangono senza medico, volenti o nolenti devono andare ad Assago. E le soluzioni i sindaci, non io ma tutti i sindaci di città metropolitana, le hanno proposte. Una di queste è incentivare i giovani medici a venire sui nostri territori, magari avendo lo studio, l'ambulatorio pagato o con un incentivo economico. Ecco, quella che io ho detto ad ATS, non può diventare una sorta di campagna acquisti, di guerra tra poveri, tra amministrazioni comunali, dove ci sono dei medici che vanno in altri comuni perché magari attirati da strutture migliori. E poi evidentemente bisogna mettere in campo un decisionismo maggiore, cioè non si può lasciare semplicemente al medico di medicina generale la scelta tout court di dove andare, bisogna dire questi sono i posti dove uno può andare. Per indagare i motivi di questa carenza, che non possono essere limitati al numero chiuso nelle facoltà di medicina, abbiamo sentito il presidente dell'Associazione dei Medici di Base del Magentino Abbiatense. Sappiamo che a livello regionale, a livello anche nazionale, si sta cercando di ovviare a questo, permettendo ai colleghi che sono anche che stanno svolgendo il corso triennale di formazione di poter acquisire delle scelte, quindi di poter svolgere l'attività di medico di famiglia ancora prima magari di avere conseguito proprio il diploma completamente. Il problema è che le scuole di specializzazione sono tutte retribuite dallo Stato, cioè, tu prendi una borsa di studio per svolgere per fare la specializzazione. Ad esempio, la borsa di studio per quanto riguarda la medicina di famiglia ha comunque un introito per il medico che la fa inferiore rispetto ad altre specialità, quindi anche questo contribuisce a fare in modo che la medicina di famiglia sia meno appetibile, fra virgolette, per i colleghi, i giovani colleghi che si sono laureati, per cui i giovani si rivolgono a branche, fra virgolette, magari anche un po' più comode e anche magari più remunerative, come possono essere le specialità tipo la cardiologia, l'oculistica o l'otorino, ecco, per dire, dove c'è anche la possibilità di fare anche la libera professione, quindi di svolgere altre funzioni. Questa è una cosa importante.